Oggi invece si è spolata con Marco Martalar verso il Mandriolo per fare una bella discesa di alpinismo. Ci troviamo qua in Val Formica, ieri è venuta giù tanta neve, infatti ci sono gli alberi come piacciono a noi e abbiamo approfittato di questa bella giornata per fare delle belle riprese sci alpinismo. Qua siamo su meno 4, meno 5 stamani, sono le 8 e partiamo ora per fare questa scia spolata verso il Mandriolo. Marco è lì. Ti piace il Mandriolo? O preferisci il Bordolo? La scia alpinistica per principianti. Perfetto. Guarda che lui è da Portole. Perfetto. Una volpe dici? Una volpina, sì, sì. Una volpina andava di qua indietro. Noi abbiamo sempre visto volpi qua. Ah sì. Una volta abbiamo visto una volpe che giocava con Ranocchio. Che bello però che era. Guarda qua. Bello così. Queste righe qua le fa l'acqua. Che scenario con gli alberi carichi così, vero? Bello. Ma bello carico questo. Ma dici che si scioglie nel corso della giornata tutta sta neve? Sì? Marco, quando è lì verso mezzogiorno comincia a venire tutta. Perché è veramente tanta. Qual è la costa da dove ti butti tra quelle là? Sono tre. Tutte e tre sono fattibili? Una quella lì, poi una terza là. Poi si può entrare una o l'altra quando sei sotto. Davvero Alaska qua. Guardate. Bello super. Non riesco a dire altro. Che poi è così, io non mi abituo, capito? Sono fatto così, non ci posso mica far niente. Andiamo Susa. Wow, ecco la nostra pista, guarda che c'è uno che va. Quando c'è l'aria discendente, adesso la sentiamo che scende, sì, dalla valle, sì. La neve di solito non molla, tiene sempre, perché l'aria fredda che scende dalla montagna così, colpisce la neve e la tiene sempre fredda, no? Eh sì. Quando invece si inverte e comincia a salire... È segnale che... Segnale che lì la neve comincia a mollare. Fa effetto frigorifero un po', eh? Sì, sì. Si sente, vero? Eh sì, perché praticamente scende e tutto il freddo che... Quella è la nostra costa, ragazzi, adesso andiamo là, Marco sale e noi lo seguiamo con il drone finché viene giù, quando scende. Adesso dobbiamo capire fino a che punto andiamo su noi. Ah, ok. Non sto proprio in basso, magari vado un po' a metà costa. Arrivi lì che vedi Metà costa, pensavo là. Lì dove c'è la traccia che arriva là. E dopo te cosa pensi di fare? Potresti buttarti anche da lì senza arrivare alla croce? Dal primo scollinamento lì e ti seguo, magari facciamo una prova. Così dopo fai prima a tornare su, forse. Sì, è più che altro il lavoro che di togliere e mettere le pelli. Che proviamo, dai, intanto arriviamo lì. Ora inizia la parte seria. Si sale. A forza gamba. Carico di roba. E senza racchette. Forza e coraggio. Sto sputando i polmoni. Si sprofonda, Andri. Qua siamo in un muro. Ho messo le sciaspole al secondo scalino per avere il piede più in piano, e il problema è che, come ho detto, non ho le racchette e lo zaino che pesa tantissimo, e qua la pendenza è notevole. Per i video questo ed altro. Quando la spegni fa 3 beep. Ok, come la mia. Sì, Andrea? 5, 3. Sì? Ma ti lo vedo, boh. Ok. Sta cazzo qua non va un cazzo. Power on. 3. Ok, allora ne hai uno là dove sono le botte. Sì, ce l'ho là. Ah, sono solo boscaioli, Dio buono.
Eccola, riprese finite. Abbiamo utilizzato tutti e due i droni. Tante belle inquadrature. Marco è già giù, è andato giù. Susa, contenta, Happy? Beh, scusa, non andrei più via da qua io, sai. Una giornata così ed siamo, è rimanersi fino a sera. Siamo stati fortunati che è arrivato un bel gruppone di 43 persone che ciaspolavano, così siamo riusciti a portare a casa delle belle immagini anche di ciaspolata. Sì. E adesso la situazione è questa, ragazzi. Un sole che batte forte. Neve perfetta. È mezzogiorno, il momento giusto di andare a mangiare qualcosa. Che è un momento che non manca mai. Conclusa anche questa seconda tappa di riprese. Quindi ragazzi, la nostra giornata si conclude qua, ma noi torniamo anche domani in Val Formica perché abbiamo da fare altre riprese. Peccato che sia arrivata a marzo, una giornata così, però va bene uguale. Guarda che roba. Urca! Hai visto? Marco, è andata oggi? È andata. Bello, no? Com'era la neve? Bella, oggi era proprio bella. Per principianti, come se non usci qua, non usci da nessuna parte. Dai, ci vediamo giù e mangiamo un boccone da qualche parte. Vai. Vai. Allora venite. Sì. Ah, sì. Ciao. Buon divertimento, ciao Marco. Ciao. Allora, qua, ciao. Grande. Vai, vai. Ah, che bello. Fa una voglia vederlo. Mamma mia. Chissà che proverò prima o poi, sta avventura dello sci alpinismo. Dello sci alpino. Eccoci qua, si va a mangiare? Andiamo da Giovanni, rifugio larici. Grazie. Hai visto come finisce? L'ha visto, si va sempre finire la birra. Ciao Ilario. Ma ciao Susa. Ciao. Sai come funziona, no? Cioè, è una scusa per bere. Ah sì, Una bella scusa. Andiamo con bocconcini di vitello e crema di formaggi in polenta. Una bella zuppa montanara per la Susanna. Zuppa di verdure. Verdure, ok. Il radicchio. Ma guarda che ci sono. Questo per l'atleta. Ah, che bella. Bella bisteccona per l'atleta. Il nome la magno. Cos'è Ilario? Ah, le lumache hai preso. Le lumache. Insomma, dai. Buon appetito e ciao, alla prossima.